Buongiorno a tutti dall'Italian Maker. Oggi ci troviamo in questo splendido bosco in Valle d'Aosta per recensire uno zaino fotografico, per la precisione il Mantona. Abbiamo scelto questo zaino e l'abbiamo provato per più di un anno per capire veramente se era lo zaino migliore e più adatto alle nostre esigenze, ed effettivamente lo è. Il bello di questo zaino è che è uno zaino sia votato al trekking sia votato al comparto fotografico, appunto. Tanto per cominciare, un design molto minimalista. Alla prima vista può non sembrare uno zaino foto, e questo è un grosso vantaggio in situazioni in cui vogliamo passare inosservati o abbiamo paura di furti per via appunto dello zaino foto, dove la gente sa che dentro c'è attrezzatura fotografica. Invece questo è molto discreto. Quali sono appunto i vantaggi di questo zaino? Primo, essere molto leggero. Infatti, proprio per via di una composizione non prettamente solo fotografica, non presenta l'imbottitura nella parte superiore, ma soltanto nella parte inferiore. Quindi ha una disposizione di obiettivi un po' ridotta rispetto a uno zaino fotografico classico, quindi soltanto appunto nella parte sotto, ma questo ci permette di viaggiare leggeri con attrezzatura soltanto l'indispensabile e con tutta la parte sopra che perde l'imbottitura ma guadagna spazio per oggetti personali e soprattutto fa guadagnare peso. Altro vantaggio per le escursioni sono gli spallacci. Gli spallacci sono veramente tra i migliori che ho provato in uno zaino, perché sono imbottiti bene, hanno una trama antiscivolo che quindi rimane posizionato bene, e anche dopo quasi un anno e mezzo di utilizzo non si è mai deformata la gomma all'interno e sono molto molto morbidi e posizionati bene come disposizione. Anche con lo zaino a pieno carico non fa sentire la sensazione di pesantezza o di affaticamento alle spalle, sono sempre molto confortevoli. Complice il fatto il cordino sia a livello di torace sia a livello lombare per agganciarlo e mantenerlo in posizione. Nella parte toracica presente anche un fischietto, in condizioni di pericolo possiamo anche richiamare l'attenzione tramite fischietto, e presentano un moschettone per attaccare ad esempio una borraccia, un power bank o comunque qualunque cosa che necessita di un moschettone. Anche lo schienale è fatto molto bene con questa trama, con degli scarichi per portare fuori il sudore e il calore dalla schiena, e tutto comunque è traforato per essere appunto traspirante, ma nonostante questo molto ben imbottito e comodo sulla schiena. Altra peculiarità, i laccetti. Spesso abbiamo i laccetti lunghi che svolazzano, questo qui presenta un velcro appunto per attorcigliarlo alla lunghezza desiderata e poterlo fissare col velcro e non avere laccetti che vanno in giro. Sotto dei rinforzi molto rigidi per poterlo appoggiare e stare fermo anche in terreni sconnessi, e questi due lacci che si possono allargare che ci permettono di infilare il cavalletto in posizione appunto orizzontale. Se non necessitiamo del cavalletto sono molto comodi, perché ad esempio noi abbiamo provato a montarci una tenda durante un trekking e c'è stato tranquillamente, quindi molto comodo. Presenta una taschina accesso rapido laterale, appunto per esempio una bottiglietta d'acqua, una borraccia, comoda mentre camminiamo. E non dimentichiamoci che è uno zaino fotografico, quindi dall'altro lato ha la tasca classica per l'accesso rapido alla fotocamera e altri due taschini dove possiamo infilare delle schede SD di memoria. Sul frontale presenta questa tasca con l'apertura velcro, molto comoda ad esempio per tenere oggetti a presa rapida come ad esempio dei guanti, o se no ha altre due taschine sotto dove possiamo mettere ad esempio dei biglietti da visita o delle batterie di riserva per la nostra macchina fotografica. Abbiamo il comparto fotografico vero e proprio, quindi oltre all'accesso alla fotocamera qui disponiamo di tutto il comparto fotografico. Appunto qui la posizione per la fotocamera con l'obiettivo montato, una possibilità di un altro obiettivo, altre parti più piccole per ad esempio GoPro o obiettivi fissi e così via. La cosa bella è che tutti i divisori sono in velcro, anche questi con una spugna molto ben fatta, quindi con un alto grado di protezione, e ci permettono di modificare la disposizione in base all'attrezzatura che abbiamo. Abbiamo provato più volte a mettere una 5D con un 70-200-28 montato e nonostante questo ci stava ancora un 24-70, un 16-35 e un 35 mm fisso e volendo anche il flash. Inoltre qua c'è un'altra tasca con la zip dove ci stanno altre attrezzature, è anche trasparente quindi vediamo cosa c'è dentro, ed è comodo per metterci ad esempio dei filtri ND, dei polarizzatori e così via. Il comparto fotografico viene diviso da questo separatore, anch'esso imbottito, nella zona non fotografica, ma volendo è rimovibile, quindi se avessimo necessità di montare degli obiettivi molto lunghi come ad esempio un 600 mm, rimuovendo questa parte si può montare la videocamera in verticale ed accederci dalla parte superiore. Passiamo ora al comparto che più ci ha convinto di questo zaino, ovvero la parte non fotografica, quella che ci permette di fare escursioni avendo con noi
soltanto uno zaino per avere anche un cambio. Si apre, non preoccupatevi, non dovete tutte le volte sfilare questi laccetti, ma hanno un magnete sotto che si attacca qua. Possono regolarsi lunghezza a seconda di quanto riempiamo lo zaino. Se lo rompiamo molto possiamo allungarli, appunto, proprio perché è morbido, quindi questa parte superiore può anche essere riempita fino a collo così. Quindi abbiamo un bel indice di carico. Qua sopra noi spesso durante le nostre escursioni abbiamo delle magliette di ricambio o delle ghette se troviamo neve, appunto, magliette, scaldacollo se fa freddo, caricabatterie col power bank e così via. Insomma, tante cose non prettamente fotografiche, ma anche miste. Si può ovviamente stringere col cordino e ridurre al minimo l'ingombro, oppure se abbiamo tante cose si può riempire. Dentro troviamo altri due sottotaschini per dividere delle zone, avere ad esempio delle altre batterie, piuttosto che le chiavi di casa e così via. Qui c'è un'altra grossa tasca con la zip che ci permette di caricare altro materiale diviso dalla parte centrale. E ultimo, ma non meno importante, questa grossa tasca imbottita, che è la tasca dedicata al laptop. Ci sta infatti un portatile fino a 15,6 pollici e rimane ben imbottito sia dall'imbottitura in mezzo che dallo schienale, che rimane ben rinforzato, quindi anche il computer non lo sentiamo nella schiena e non dà mai fastidio. E soprattutto una cosa non trascurabile è che è la dimensione giusta per il bagaglio a mano in aereo, quindi non vi faranno nessuna storia se lo portate anche con Ryanair, ad esempio. I materiali sono molto ben curati, è una stoffa molto rigida, antitaglio e antigraffi, anche prendendoci dentro negli alberi, nei rami non si è mai rovinato, e presenta questi inserti invece in cuoio molto carini, dove appunto abbiamo i laccetti, abbiamo il logo qua. È disponibile in tre colori: nero con i laccetti beige, o se no un verdone tipo la mia giacca con i laccetti in marrone scuro, oppure blu con i laccetti in grigio. Questo zaino lo potete trovare al link che vi lasceremo in descrizione, lo potete acquistare questo colore e anche tutti gli altri, ovviamente. Per questa recensione dello zaino foto Mantone è tutto, un saluto da The Italian Maker.